Vuoi sapere come comprare una casa a Londra? Il mondo immobiliare londinese è un mercato molto, ma molto redditizio. Anche se l'investimento iniziale è cospicuo, il valore della casa cresce costantemente nel tempo. Sempre più italiani si chiedono come comprare casa a Londra e basta avere chiari, pochi e semplici passi burocratici ed il gioco è fatto. Sigla! I tipi di immobili. Gli appartamenti londinesi sono diversi da quelli italiani. Vengono sfruttati furbamente anche i piccoli spazi ed alcune stanze vengono divise da pareti in cartongesso. I bagni sono nel 90% dei casi privi di bidet. In Inghilterra ci sono diverse tipologie di immobili. Se sei interessato a comprare casa a Londra, sappi che le categorie più ampie sono due: house, casa, o flat, appartamento. Ognuna di queste è ulteriormente suddivisa in diverse tipologie: detached, council flat, duplex, eccetera, eccetera. Se vuoi una lista dettagliata delle diverse tipologie di immobile che troverai a Londra con le rispettive traduzioni in italiano, visita il blog di Living London Way. Il link dell'articolo lo troverai nella descrizione di questo video. Essendo un mercato dinamico ed in continua crescita, la scelta più sicura su come comprare una casa a Londra ricade sulle agenzie immobiliari, chiamate Real Estate Agency. Prima di procedere con l'acquisto, è sempre opportuno vedere più e più volte la casa di persona. Se interessati, si effettua un'offerta con l'agente immobiliare. Questa offerta può essere accettata o meno. Se non viene accettata, è possibile ritrattarla e fare una nuova offerta. Se invece l'offerta viene accettata, si procede assumendo un legale che procederà all'ispezione della casa. Ricordati, in qualunque momento l'acquirente può ritirare l'offerta ed il proprietario la vendita. Concordati i dettagli tra i legali delle parti, i contratti verranno firmati nel giro di 7 giorni e sarà possibile fare il trasloco. Considera inoltre che l'acquisto di un immobile a Londra non include sempre anche il possesso del suolo sul quale si erge la casa. La differenza è leasehold e freehold. Il leasehold si entra in possesso dell'immobile, ma non del terreno su cui è stato costruito, che viene concesso in affitto, il lease. Il contratto è sempre rinnovabile a una cifra che varia in relazione al quartiere e al numero degli anni residui. Freehold significa che al momento della compravendita si acquista sia la casa sia il terreno su cui sorge. Come comprare casa a Londra, quindi? Contanti o mutuo? Se hai delle ottime finanze, non ti sarà difficile effettuare il pagamento in contanti, è logico. Se invece non navighi esattamente nell'oro e preferisci richiedere un mutuo per comprare casa, più soldi avrai da parte per il deposito iniziale, più il mutuo sarà conveniente. Devi avere la disponibilità di almeno il 25% sul prezzo dell'acquisto. Considera che per avere un tasso molto economico devi possedere almeno il 40% della cifra e che il mutuo abbia un massimale di 4 volte il tuo stipendio. Ti consiglio di rivedere le tue finanze in maniera approfondita e presentare la documentazione sul reddito compreso di entrate ed uscite totali. Scegliere la casa giusta è importante, che tu voglia viverci o tenerla in rendita come un investimento futuro. Non soffermarti sulla prima casa che vedrai, mi raccomando, ma scegli quella che appena entrato già la sentirai tua. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!